Prima di tutto, vediamo la risonanza, come concetto generale. Il cilindro in basso rappresenta un sistema oscillante, che può essere di tipo meccanico o di tipo elettrico. Il sistema oscilla perché è sottoposto a sollecitazioni periodiche, cioè con una certa frequenza. Se la stessa sollecitazione avviene, però, con una particolare frequenza, l'oscillazione risulta decisamente amplificata. Se questo accade, significa che la frequenza delle sollecitazioni risulta uguale alla frequenza di risonanza del sistema oscillante. Chiariamo con un esempio non elettrico. Anche un bicchiere ha una propria frequenza di risonanza. Se emettiamo suoni proprio a questa frequenza, le oscillazioni del bicchiere diventeranno molto più elevate, tanto che, con un adeguato livello sonoro, esso andrà in frantumi. Ora analizziamo un sistema oscillante elettrico. Abbiamo i tre fondamentali componenti passivi, resistore, induttore e condensatore. Li colleghiamo in serie e alimentiamo il rammo così ottenuto, con tensione alternata. Per comodità, togliamo la visualizzazione del generatore, pur presente. L'effetto del resistore sul circuito è dato dalla sua resistenza in ohm. L'induttore, in possesso di una induttanza misurata in henry, ha effetto sul circuito a causa della reattanza induttiva, misurata in ohm. Il condensatore, in possesso di una capacità, misurata in farad, ha effetto sul circuito a causa della reattanza capacitiva, misurata sempre in ohm. La frequenza non ha alcun effetto sul comportamento del resistore, e la tensione ai suoi capi è in fase con la corrente che lo attraversa. La reattanza induttiva è pari al prodotto 2π per la frequenza per l'induttanza. Pertanto, aumenta all'aumentare della frequenza. Quindi un induttore si comporta da filtro passa-basso, cioè ostacola meno la corrente man mano che la frequenza si abbassa. La tensione ai suoi capi è in anticipo di 90 gradi rispetto alla corrente che lo attraversa. La reattanza capacitiva è pari a 1 fratto il prodotto 2π per la frequenza per la capacità. Pertanto, diminuisce all'aumentare della frequenza. Quindi un condensatore si comporta da filtro passa alto, cioè ostacola meno la corrente man mano che la frequenza sale. La tensione ai suoi capi è in ritardo di 90 gradi rispetto alla corrente che lo attraversa. In definitiva, possiamo considerare, per certi versi, il comportamento di induttori e condensatori come opposti. Il primo, filtro passa-basso e tensione in anticipo di 90 gradi sulla corrente. Il secondo, filtro passa-alto e tensione in ritardo di 90 gradi sulla corrente. Immaginiamo, allora, di partire da una frequenza bassa e di aumentarla gradualmente. La reattanza induttiva aumenta, mentre la reattanza capacitiva scende. Ci sarà, obbligatoriamente, una frequenza con la quale reattanza induttiva e reattanza capacitiva avranno uguale valore in ohm. Questa è la frequenza di risonanza del circuito RLC serie. Risulta pari a 1 fratto 2π, che moltiplica la radice quadrata di LC. Vediamo in pratica cosa accade. Nella condizione di risonanza, la reattanza induttiva viene esattamente controbilanciata dalla reattanza capacitiva, per cui i due effetti si annullano a vicenda, e il circuito presenta solo l'effetto resistivo. Quindi, alla frequenza di risonanza, l'impedenza del circuito, che comprende i tre effetti, resistivo, induttivo e capacitivo, si riduce alla sola resistenza, e la corrente presenta un picco, che può essere anche particolarmente elevato. Modifichiamo il circuito, collegando gli stessi componenti in parallelo. La corrente di alimentazione è data dalla somma di tre correnti. Anche in questo caso, per le stesse motivazioni già analizzate nella risonanza serie, esiste una frequenza di risonanza. Si calcola con la stessa formula e, analogamente, l'effetto induttivo e l'effetto capacitivo si annullano a vicenda nel circuito RLC parallelo.
Però, eliminare i due rami da un collegamento in parallelo non significa ridurre l'impedenza del circuito, ma significa, al contrario, aumentarla. Perché la corrente di alimentazione percorre il solo ramo comprendente il resistore. Quindi, nel caso di risonanza parallelo, o, come spesso viene chiamata, di antirisonanza, si ha un picco non di massimo, ma di minimo valore della corrente. Ad inizio video, abbiamo parlato di oscillazioni e di sistema oscillante. Poi, apparentemente, questo fenomeno è scomparso dal discorso. Non è così. L'oscillazione riguarda quella della energia, tra il campo magnetico dell'induttore e il campo elettrico del condensatore.